L'emergenza Covid ha dimezzato i posti letto del rifugio Segadelli, da 10 sono diventati 5. Ogni giorno l'associazione Ronda della Carità, che gestisce la struttura per persone senza fissa dimora, si trova costretta a rifiutare almeno 2 accessi. Dobbiamo dire di no, sono aumentati i numeri di no in quanto diminuiti i posti per accoglienza. Le procedure di sicurezza impongono il tampone al primo accesso, la misurazione della febbre ogni giorno, il lavaggio corretto delle mani e la fornitura di mascherine. È un'attenzione quasi maniacale nell'igienizzare quotidianamente la struttura. Questo però credo che non sia sufficiente per farci sentire al sicuro. Noi parliamo di persone che sono in giro tutto il giorno, hanno delle relazioni con altre persone che vivono in strada e pochissimi riescono a mantenere le distanze e usare anche le mascherine che gli diamo, perché quando poi li vedo in giro, se va bene, se l'hanno sotto il mento. Il dormitorio Caritas era stato chiuso e alcuni ospiti erano stati trasferiti in appositi appartamenti. Entro fine mese, salvo imprevisti legati ai decreti governativi, dovrebbero riaprire con un numero di posti ridotti il dormitorio Caritas di Via Giordani e quello per l'emergenza freddo della Sacra Famiglia.